Era una casa molto carina, Benvenuti senza a Vero stuoli, Casa. senza Allora, la casa cucina, è il non luogo si più intimo, più cammina privato, è il d'accidente, luogo dove ci si piangeva il rifugia, dove ci si sente al vento, sicuro, ma non si qui a Vero poteva Casa noi andare oltre irrompiamo perché non nei rifugi c'era dei personaggi famosi nemmeno e vi facciamo vento, vedere le non si case più poteva belle, più curiose, fare più altrimenti particolari perché non d'Italia. c'era Chissà, la casa di l'asilo oggi di chi qui, sarà? Andiamo a vedere. ma era bella, bella davvero. Allora, vi è piaciuto qualcosa di questa casa? Sì, mi sembra una casa interessante. Allora, se vi è piaciuto, non vi resta altro che sdraiarvi su un divano, su una poltrona. Chissà che tipo di poltrona avete voi, eh? Dobbiamo venire anche un po' a casa vostra a spiare, a curiosare. Insomma, sdraiatevi, prendetevi un bel bicchiere di vino rosso e seguiteci in questa puntata. Benvenuti a Vero Casa, in questo programma, devo dire la verità che dove ci seguono una marea di persone, se volete farlo anche voi, dovete scriverci a casa@verotv.it e potete fare delle domande al nostro architetto e sicuramente vi risponderemo. Allora, le case dei nostri amici, dei personaggi che andiamo a visitare sono, come dire, valutate, sono qualche volta cancellate da due giudici severissimi che oggi sono qui, Rocco Casalino, Giulia Busio. Voglio andare a casa. Eccoci. Eccoci, Ciao. vivace! Ciao Giulia, tu è tardissima! Ah, ma devi andare a un party più tardi, che ti sei vestita Sì. così, eh? Allora, com'è andata la settimana? Bene? Sì, tutto bene. Tutto, avete visto delle case belle? Io sto lavorando a una casa che diventerà bella, quindi. Diventerà bella grazie a te. Sì, spero Allora. Oggi alle 14, Marisa, oggi alle 14 ho fatto un rogito, ho venduto una casa fatta da Ah! me, quindi per Bene, bellissimo. questo mi Allora, vedi così. complimenti. Allora, avete dato un'occhiata a questa casa che dobbiamo, come dire, Sì. silurare oggi? Perché voi siete Ma terribili, no, eh? No. non Però sempre. avete capito, avete intuito, per esempio, di chi potrebbe essere questa casa? Vediamo immediatamente. Allora, potrebbe essere di Linus, di Nicola Vitiello o di Fabio Volo. Che cosa ne pensate? Allora, eccessivamente ordinata e anche raffinata, direi. C'è del design, quindi escluderei Fabio Volo, che mi dà un po' l'idea di un ragazzo che ha una casa un po' più vissuta. Io direi Linus o Nicola Vitiello, forse Linus. Tu che dici, Giulia? Guarda, io anch'io sono indecisa in realtà tra tutti e tre, perché non riesco a Non li immaginare il conosci loro bene stile tutti e tre lo di vita stile? in casa. Quindi non lo so, io invece provo Fabio Volo, invece, E magari. allora non ci resta altro che andare a suonare al campanello e vedere chi ci aprirà oggi. Ciao amici di Vero, benvenuti a casa mia, venite. Allora, abito in questa casa da 7 anni ed è vero che la casa riesce a completarla proprio in questo tempo, in 7 anni, perché mancano ancora alcuni dettagli e poi posso dire di essere quasi soddisfatto. Non vi voglio però svelare troppo, perché magari vi faccio vedere stanza per stanza un po' come mi sono organizzato. Venite con me. Mi sembra un po' troppo 7 anni per completare una casa, che ne pensate voi? Qualche volta se si è indecisi, se non si capisce subito quello che si vuole così, invece capita, perché si parte dalle cose che ci devono essere per andarci ad abitare, però poi tutto il resto si mette pian Tu piano. quanto tempo ci metti per avere le idee chiare? Io o la sistemo il primo mese o dopo divento pigrissimo, cioè dopo io non voglio più saperne di polvere, di colori, di Questo è mobili, vero. di traslochi, quindi.
primi mesi, poi basta. Primi mesi e basta. Allora io direi che andiamo immediatamente a vedere, a visitare il soggiorno di Vitiello, del signor Vitiello. Siamo nel salotto, poi vedrete un ampio open space, la cucina è collegata e la parte della casa insieme allo studio che vivo di più. Bianco, mi piaceva il bianco, mi piaceva il candore del bianco, la pelle e niente, poi vedrete anche il dettaglio, il muro rosso, perché ci sono dei caloriferi rossi, abbiamo cercato di richiamare una piccola pecca, non è esattamente, lo dico io prima e lo diranno gli architetti studio, non è lo stesso rosso, è colpa mia, non dell'architetto che ha seguito i lavori. Volevo darvi anche un consiglio: se volete farvi una bella casa risparmiando, fidanzatevi con un architetto. Io l'ho fatto 6 anni fa, ora non è più la mia compagna, ma è una cara amica, la saluto e la ringrazio, Olivia, che ha pensato a una serie di soluzioni per questa casa, come il muro che viene tagliato in questa maniera, questa vela rifatta con il cartongesso, perché in realtà anche la cucina si chiama Vela, un vecchio modello del 77 di una nota marca italiana, e da quella parte dopo la vedrete. Ma torniamo al salotto. Il camino è stata la cosa che mi ha principalmente attratto di questa casa, quando l'ho vista era completamente diversa da quello che vedete in questo momento. Al posto del parquet chiaro, in rovere credo, c'era il cotto con un grosso enorme rosone. Sembrava più una baita di montagna che per una zona come questa di Milano, e quindi non andava bene, almeno non mi piaceva. Il camino era una serie di stili, una cozzaglia di stili diversi, dai mattoni al marmo, c'era dei pezzi di legno marrone, una cozzaglia di colori e di stili, quindi è stato ricoperto tutto con del ferro e poi riverniciato il tutto. E niente, poi vabbè, l'impianto multimediale collegato al computer di sopra per serie TV, tutto collegato in wireless, della cosa che utilizzo maggiormente qui in casa e della quale vado particolarmente orgoglioso. Ci vorrebbero solo un po' di spazi per allargare un po' lo schermo, visto che poi mi occupo anche di cinema, quindi l'importante è sentirlo e vederlo al meglio. Insomma, mi sembra che ha le idee molto chiare e poi soprattutto preciso, sì. Anche sui fidanzamenti da scegliere. Sempre comodo non avere la fidanzata architetto, certo. Ovviamente. Poi si dice che se vuoi imparare l'inglese devi fidanzare con un inglese e via andare. Senti, quattro cose. Allora, sì, il parquet chiaro è una cosa che si sta usando molto, lo trovo lì appropriato. Mi piace molto questo bianco con quel contrasto. Il colore del termosifone rosso, ecco, diverso dalla parete nera. A me piace molto e trovo veramente molto interessante anche questa cosa del muro a vela. È di design e lo suggerisco a casa, con pochi soldi, vedete, con un'idea, perché non costa tantissimo fare col cartongesso un muro a vela invece che farlo, certo, dritto, certo. Quindi è semplicemente in fase di progettazione decidere di farlo appunto a vela, quindi secondo me è un'ottima idea. Ma questi due colori diversi, le punte di rosso, no, diciamo, fra termosifone e parete può andare, allora, sono vicinissime tra loro, quindi comunque non è una cosa che visto, magari non si nota così tanto. Io ho un appunto positivo e uno negativo. Non si è, magari non si è visto benissimo, ma nella parete che poi è a vela, in alto c'è una parte che appunto è coperta da un vetro acidato. Io credo che sia perché forse dietro c'è un bagno cieco, quindi è per prendere luce. Questo è molto bello perché è una soluzione innovativa, un pochino originale. Di solito si usava sempre il vetro cemento, quindi quei blocchi di vetro cemento per dare luce ai bagni ciechi, così. Questa sì, invece è una cosa, quella parete che si illumina. È una cosa molto bella, molto bella. Così, credo che sia per quello, adesso vedremo così. E invece un appunto negativo è il divano. Allora, quando c'è così poco spazio, il divano angolare o comunque il divano con chaise longue, col puff davanti, cioè chiude tantissimo, è quasi in bocca alla televisione. Quindi chiude, però ci si può distendere allegramente. Sì. E quindi però ci abbiamo ancora 30 secondi, ce li abbiamo? Non lo so se ce li abbiamo 30 secondi, però dillo, ormai ci siamo. Il camino, adesso sicuramente non è facile, però dato che era in fase di progettazione, io l'avrei messo al centro. A me i camini così nascosti, comodo, perché puoi mettere il televisore centrale,
centrale, però con i camini, con un camino al centro e con la possibilità da parte superiore di farla più esterna, si può mettere il televisore sopra il camino e non viene danneggiato dal calore. Non c'è il calore che danneggia. No, perché si può tranquillamente isolare la parte superiore del camino. Però fare un bel isolamento bisogna fare un isolamento, però trovo che in una casa il camino centrale dia proprio un'armonia e un piacere. Comunque interessante quel cammino anche. Sì, assolutamente. Beh, bisogna dare per ora un 8 più a questo architetto, quindi non a Nicola, va bene. Allora, andiamo a vedere, entriamo nella cucina e vediamo se un napoletano vero, anche se si è ambientato e nato a Milano, cucina bene, vediamo. Eccoci in cucina. Fortunatamente non ho dovuto perdere molto tempo nella ricerca di questa cucina perché non appena l'ho vista mi è piaciuta e l'ho presa subito. È un modello che è così dal 1977 e si chiama Vela, di un noto marchio italiano. Penisola, non è un tavolo convenzionale, questa è stata una scelta che nel corso del tempo, una scelta della quale mi sono anche pentito. Devo essere sincero, abbiamo fatto delle cene anche in sei persone tutti intorno, però non è il concetto tradizionale di convivialità, quindi mi sarebbe piaciuto magari avere un tavolo e se dovessi rifarla sicuramente non opterei per una soluzione come questa, però è molto comodo quando devi cucinare qualcosa. Non sono bravissimo, ma mi diletto, un risotto alla milanese sono capace a prepararlo e così posso guardare la televisione, tenere sott'occhio i vari TG e poi c'è questa soluzione, così, e questo dovrebbe essere utilizzato come piano lavoro quando faccio la pasta a mano. Non la faccio, però vedete come viene utilizzato e solitamente questa è sempre aperta, per l'occasione la richiudiamo, come vedete friggitrice e lo spazio per la prima colazione. Che altro dirvi? La sedia è una sedia basica a maglia cromata e ricorda un modello molto famoso, la Wire Chair di Bertoia. Signori architetti, ditemi voi se ho detto la cosa giusta. Non comodissime. Infatti alcune, almeno un paio, sono stati utilizzati questi cuscini per riuscire a sfruttare una seduta più comoda. Che altro dire? Ma ecco, col senno di poi probabilmente un pensile dove mettere via tutto non avrebbe fatto male, però vabbè, qua c'è il fighismo dei barattoli della Campbell di Andy Warhol e quindi vabbè, però se dovessero andare via i barattoli di Andy Warhol li mettiamo un pensile che è un po' più comodo, meno minimal ma più comodo. Vabbè, i barattoli li potrebbe mettere su Rossella, mettere un bel pensile. Infatti, in alto, in quella fascia. Si starebbero anche bene, a dire la verità, credo, sul rosso. Brava Maria. Ma si può, come dire, rinunziare alla comodità a favore del design, guardando quelle sedie che sono molto belle? Che ne pensate voi? Si può, tanti lo fanno. Poi certamente magari se ne pentono, come ha fatto lui. Lui è stato molto carino, molto bravo a dire che quelle erano delle imitazioni, perché appunto sempre... L'avevamo notato durante la pausa, abbiamo detto, ma mi pare che l'originale le gambe sono diverse. Però non vorrei essere... Però le sedie originali sono più comode, adesso non so sì, se perché hanno... spendendo di più, però effettivamente sono più comode, le imitazioni... Sì. Sono comode. Sì, perché mi succede anche con quelle di Saarinen, che quelle rifatte, cioè quelle non originali, a volte sono fatte con materiali meno elastici. Meno duttili. Sì, sono scomode. Invece gli originali effettivamente li paghi di più, ma sono anche studiate affinché ci sia design, ma anche comodità. Ed è anche giusto, nel senso che uno non deve solo spendere per il design, ma deve ovviamente anche stare comodo. Mi piace molto la cucina, molto moderna. Trovo che sia anche molto di moda attualmente questo nascondere con delle ante, dei piani di lavoro. È molto di moda, comodo, perché lì e ci puoi sono buttare delle cucine intere, cosa, Marisa, delle cucine intere a volte vengono nascoste da delle ante. Ah, sì. Ti dico una cosa, per esempio all'hotel Armani, l'hotel 5 Stelle di Milano di Armani ha proprio fatto una cucina
sai, in un hotel non è bellissimo vedere la cucina, quindi c'è un'anta, tu apri nella tua stanza d'hotel, ovviamente nella suite, e hai un'intera cucina tutta nascosta dietro due ante. Insomma, tu dici un'intera cucina come per dire come piano fosse cottura, un angolo cottura tutto. Una camera intera? No, proprio questo... tutta sì, la cucina che senti piano cottura. È un armadio vivibile, sì, come dire, no? Esattamente. Che... ma questo è una cosa molto intelligente, ma anche solo per mettere, per appoggiare appunto tutta la marea di cose che poi ci troviamo in casa, no? No, ma nel senso, tu puoi cucinare, non vuoi lavare i piatti, lasci tutti i piatti sporchi, chiudi l'anta e vai via, e la casa è pulita. Giulia, è facile trovare delle cucine d'epoca? Quindi nel senso, perché quella è una cucina del 77, mi sembra di aver capito. Sì, allora, non è una cucina d'epoca, no, ma un modello, insomma, del modello 77 sì, che la casa produttrice, che lui non ha detto, poi possiamo anche dirlo, non dirlo, insomma, comunque è una cucina ancora attuale che si trova, perché diciamo che appunto le case produttrici, soprattutto se sono cucine disegnate da nomi importanti, comunque del design italiano o non, appunto il modello è di quell'anno, ma è tuttora in produzione. Quindi comunque probabilmente lui l'ha comprato appunto 6 anni fa, quando, ma non è vintage, è un modello che tuttora, infatti la soluzione che, di cui parliamo adesso, questa di nascondere, se ci pensiamo, sembra innovativa, c'era il salone del mobile l'anno scorso, però è del 77. Bene, e andiamo a vedere cosa combina Nicola nella sua camera da letto. Well, I guess it would be nice. Non mi piace il marrone, e nel piano superiore di casa mia ce n'è molto dai precedenti proprietari, così come questa era la mia precedente camera da letto portata in questa nuova abitazione dalla precedente dove abitavo. Vorrei cambiare, infatti volevo chiedervi dei consigli, anche se ho già visto qualcosa, le idee chiare in merito, fare un armadio su misura che tamponi queste due aperture alle estremità, anche perché sta esplodendo, fortunatamente lo teniamo chiuso, perché se no veramente c'è un'esplosione. C'è un dettaglio sul letto che, come vedete, ha i comodini incorporati e poi ha la testiera scorrevole per riporre cuscini, piumoni, piumini e cose del genere. In realtà non è mai stata utilizzata, quindi è assolutamente vuota in questo momento. È una camera da letto mansardata, anche se è piuttosto alta, la parte più bassa comunque è stata tamponata con un armadio molto essenziale, e ci sono queste velux, le velux, che bello, quando si dorme in mansarda, come bella la pioggia sul tetto, come romantico, specie nelle notti di primavera, non è vero niente, se siete vagamente meteoropatici come sono io, la pioggia sul tetto ti fa impazzire, ti fa svegliare nel cuore della notte, e di mattina, quando suona la sveglia e senti che sta piovendo, senti che è solo il preludio di una brutta giornata che sta per cominciare. Questo è il lato brutto, il lato oscuro delle mansarde, ma qualcuno lo trova romantico, quindi fate voi. Nicola, io lo trovo romantico, per esempio, io adoro dormire col rumore della pioggia sul io tetto. Io adoro il rumore della pioggia. Pure io, proprio, a me proprio piace, pur essendo meteoropatica, perché anch'io adoro il sole, però il rumore della pioggia è molto bello. Allora, che pensate di questa camera da letto? Un letto trascinato da una casa precedente? Con questa cosa, però, scorrevole che forse, allora, la non giustificazione è... del fatto che fosse una camera di una casa precedente, diciamo che, avendo visto il piano di sotto, non tiene, nel senso che comunque manca proprio di personalità, mentre nella zona giorno si vedeva proprio una personalità, dei gusti di un certo tipo, qua mi sembra veramente molto molto anonimo. E se si dipingesse tutto di rosso, tutto quello che è marrone? Ecco, magari il rosso in camera non tutti lo apprezzano, quindi è una cosa, forse quel legno anche solito. Sì, io il letto lo butterei via proprio. Questo anche proprio dall'idea di una cosa proprio anni 90, 95. Ma senti forse un po', ma invece di buttarlo via, non si potrebbe veramente dipingere, recuperare? Assolutamente non so, farlo sì, diventare bianco? Assolutamente sì. Non giocare poi con dei tessuti, con dei cuscini. Ti do però una cattiva notizia, nel senso che se lo fa lui, assolutamente sì. Se dovessi chiamare delle persone che lo fanno, spendi quasi di più, perché ormai i letti non costano tantissimo. Ah, cioè, quindi spendi più a farlo assolutamente, che non a comprare una cosa. Proprio la rilaccatura è comunque un procedimento costoso. Molto costoso. Anche perché c'è il problema che tu ci dormi e devi assolutamente avere la sicurezza di non respirare sostanze tossiche la notte. Quindi da fare anche molta attenzione, perché alcuni appunto dipingono con sostanze poi velenose, poi la notte ci dormono. Volevo dire due cose sia sulla mansarda,
mansarda che, se voi ci pensate, no? In passato la gente non viveva in mansarda e non viveva dove adesso ci sono i loft. Poi c'è stato il momento in cui le case costavano così tanto, si è recuperato diciamo il piano terra e si è fatto il loft e si sono recuperati i sottotetti. In realtà poi quando uno ci vive, ha ragione lui, almeno io ho fatto la stessa esperienza, che poi uno capisce perché appunto non si va a vivere sottoterra o nei loft e non si va a vivere all'ultimo piano, perché proprio ci sono poi questi problemi. Se vivi sottoterra c'è il problema dell'umidità, al piano terra non entra luce e all'ultimo piano, se non hai l'aria condizionata, rischi l'estate di morire dal caldo, oltre ai problemi appunto dei rumori, della pioggia e quant'altro. Una cosa velocissima sulla cucina che non ho detto prima, il piano cottura, lo voglio dire a tutti, io faccio la stessa cosa, ci metto 3 ore a convincervi che non dovete più usare il piano cottura a gas. Basta, usate i piani cottura a induzione, sono fantastici, con uno straccio si lava tutto. Però lui la casa l'ha fatta 7 anni fa. Sì, no, non sto dicendo, no, poi non solo... lo dico a tutti coloro che comprano la cucina nuova a induzione, si consuma niente. Dovete comprare anche le pentole però, chi compra nuovo deve comprare anche le pentole. Ci sono delle pentole diverse da utilizzare col fondo. Però effettivamente è molto bella. Sì. Va bene, entriamo, ficchiamoci nello studio di Nicola, vediamo com'è fatto. So what, we get drunk, so what, we smoke weed, we're just having fun. Siamo in studio, questa è la parte della casa che contiene le cose che amo maggiormente. È l'unica parte forse che tengo con molta cura e ordine. La musica viene catalogata per in questi cassetti. Qua ci sono gli italiani, a seguire un po' di pop, l'R&B, le colonne sonore, sono tantissime, un paio di scomparti dedicati al rock. Lì ci sono i libri, una enciclopedia mai utilizzata e poi tante guide dei numerosi viaggi che ho fatto, un po' di libri, qualche romanzo e qualche biografia interessante come quella di Lorenzo, Lucio Battisti, Tupac, delle cose comprate anche in giro per il mondo. C'è un computer che è il cuore centrale dell'intrattenimento qui a casa, collegato in wireless con i vari televisori e con questo si fa tutto. Anche nel computer ci sono migliaia di file musicali per sentire musica un po' ovunque, anche in bagno. Come vi dicevo prima, qua ci sono tanti oggetti che amo, anche oggetti del passato. Questo per esempio è un gel per capelli, però un oggetto a cui sono molto legato è questo, a testimonianza dell'affetto che provano i nostri ascoltatori per noi. Questo è stato fatto da una ragazza, è stata così carina che ci terrei a ringraziarla, si chiama Vanessa, e riproduce lo studio radiofonico rosso di Radio DJ, da dove trasmettiamo il nostro programma appunto di notte, e lì ci siamo io e Gianluca. Grazie Vanessa. Beh, è stato molto carino Nicola mostrare il regalo fatto alla sua fan. Infatti lui lavora a Radio DJ, la notte è un programma molto seguito. Ma questo studio è ben organizzato? E poi un'altra domanda che vi voglio fare. Tutte queste nuove cose, ho visto il computer collegato al televisore, io mi vengono i brividi solo all'idea, o quelli che accendono le case prima di entrare, riscaldamento, no. Tutto digitalizzato, tutto. Mi sento male, è facile, è difficile, costoso. Ma... allora, lo studio intanto è ben organizzato perché ha veramente tanto spazio per riporre, una bella libreria, sfrutta comunque l'altezza. Qui si vede che c'è lo stesso, io lo chiamo il mood, cioè si chiama il mood del resto della casa, quindi è solo in camera per ora che non l'abbiamo trovato. Questo rosso, il bianco, comunque. Io trovo una cosa, poi magari Rocco dice qualcosa sulle tecnologie che io sono, devo dire, un po' come te, però... Sì. No, io adorerei, per esempio, c'è un po' poco spazio per la scrivania. Cioè, io trovo che sia un po' poco centrale questa scrivania. Ho visto che c'è una poltrona, forse è una poltrona letto perché è molto grande, così. Però ecco, è un po'... è una stanza che mi sembra che forse abbia più funzioni, non è proprio studio. Sulle tecnologie, vorrei dire, se avete soldi da buttare, sì. Altrimenti assolutamente no, nel senso che è una spesa non irrilevante, incide molto su una ristrutturazione, perché bisogna fare tutto l'impianto elettrico nuovo e le varie cose molto spesso hanno dei computer veri e propri che devono appunto coordinare le varie strumentazioni. Credo che non ne valga la pena, onestamente. È vero che magari può essere divertente quando hai degli ospiti a casa entrare e fare così, però io credo che fare anche così non sia questa fatica. Allora... quindi se c'hai i soldi da buttare, sì. Va bene, allora andiamo a vedere il punto dolente normalmente di tutte le case.
vediamo se Nicola la sfanga. Andiamo a vedere il suo bagno. Siamo in bagno, è l'ultima stanza che abbiamo fatto, nel senso che è stata ristrutturata di recente, abbiamo utilizzato la pietra, la beola e per tutto il perimetro del bagno, così a fini puramente estetici, c'è questa parte in metallo. Ritroviamo il grigio, rovere grigio esattamente come il tavolo della cucina e questo termosifone nero, mi piaceva questo contrasto grigio-nero, purtroppo la doccia e non la vasca, cosa che adesso mi manca molto. E questo grande specchio perché ormai ci vuole sempre più tempo da passarci davanti allo specchio, purtroppo. A Nicola abbiamo capito che piacciono i termosifoni colorati, di lì rossi qua neri, allora un bagno bello. Di pietra, bello, la sfangata, Nicola, è sfangata la grande. Bel bagno, solo una cosa, che la pietra è molto bella ma nella doccia è un po' problematica, nel senso che comunque è un materiale poroso, sono piastrelle comunque porose, molto materiche, quindi il sapone, il bagno schiuma, insomma, bisogna pulirle il doppio delle altre perché comunque non scivola via ma si impregna leggermente, quindi comunque... È bello da vedere, ma per chi pulisce un po' meno. A me piace molto il bagno, purtroppo dal video non riesco a capire se sono pietre vere o se sono delle ceramiche che danno un po' l'idea. Adesso si usa molto utilizzare delle ceramiche che assomigliano al marmo, ma non sono marmo. Sì, no, il mio appunto è se è pietra vera. Sì, infatti chiederemo se sia pietra vera. In ogni caso, il suggerimento che voglio dare a casa è: cercate di spendere un po' di più per il bagno e usate pietra vera o marmo. Io queste piastrelle moderne che assomigliano al marmo e poi non sono marmo e poi dopo un po' che ci vivi dentro, siccome sono tutte uguali, quindi manca proprio la bellezza della natura. Il calore, no? Come esattamente, dire, ma anche se tu guardi le venature del marmo, vedi che ogni pietra è diversa, ogni piastrella è diversa. E poi comunque la pietra dura sicuramente di più, col tempo assume un fascino diverso, è vero? Senti, sì. Ma la usiamo molto la vasca normalmente? Cioè, vale la pena di... o no? Voi donne richiedete la vasca. Gli uomini sì. Va bene una doccia. Però io voi adoro donne... la vasca. So. Vedi? Io adoro sbattermi nella vasca da bagno con una cialda che fa... Sì, cioè, se c'è Giulia. Il bagno adatto è bellissimo. Come dico sempre io, se bisogna proprio cacciarcela dentro, anche in un bagno che comunque non è tanto grande, non vale la pena. Assolutamente. Io più che la vasca vorrei proprio una piscina. Ecco, bene, infatti. Pubblicità, ci vediamo fra poco. Bentornati a Vero Casa. Oggi le nostre telecamere sono andate a scocciare un personaggio del mondo della radio, Nicola Vitiello. Ti hanno scocciato molto le nostre telecamere. Anzi, è stato un piacere conoscerla. Grazie. Ciao, come vedi, ciao, come grazie. Hai visto, Nicola, ciao. I nostri giudici sono stati molto buoni con te, ma effettivamente hai una casa molto bella. Grazie, molto bella. Mi è andata bene, non mi hanno scocciato per niente, anzi vi vorrei tutte le settimane perché la casa non è mai stata così in ordine come ecco. In quel giorno. Sì, effettivamente. Quindi molti non la mettono neanche in ordine per far vedere come è vissuta. Tu... Sì, no, io ho lavorato con piastrelle il bagno. Sai che come ho fatto durante le riprese, dovevo chiamare l'architetto, non ti so rispondere. Perché la tua fidanzata? La mia ex fidanzata, sì, che è una cara amica. Che faceva l'architetto, sì, sì. Ma quindi ha fatto tutto lei, ha pensato lei oppure ti ha anche fatto partecipare un po'? No, io alla fine, diciamo, decidevo sempre io, però lei mi suggeriva queste soluzioni e il bagno, che non si è visto, il bagno del piano di sotto, lo ha proprio fatto lei con le sue quindi mani. Quindi quel vetro acidato era proprio brava. Per dare luce esattamente. Al bagno. Era proprio per una dare luce soluzione. A un bagno originale. Chiuso che in realtà non ha una sua luce. Ma lo ha fatto lei con le sue mani? Lo ha anche piastrellato. Ah. È un bagnetto di anche quella pietra nera di Ardesia e bello. Lo ha fatto proprio lei con le sue mani. Infatti era una donna da sposare, ma la sposerà un altro. Ecco, è quello che le auguro. Come dire, le migliori se ne vanno sempre da qualche sì. altra parte. Tu l'avrei fatta scappare, però. Cioè, immagino. Faceva la piastrellista praticamente. No, sì, ha fatto anche la piastrellista. Sì. Ah, vabbè, sì. Ma in verità, se uno ha una buona utilità, insomma, è facile fare tutto a casa, no? Certo.
Ma la cucina, come mai ti è venuto in mente di prendere questa cucina del 77, cioè di non comprare una cosa? È stata la prima cucina che ho visto, me ne sono innamorato subito, quindi non ho avuto neanche quello sbattimento di farla trafila, di andare a vedere i vari negozi. È un modello che è così dal 77, proprio per far capire quanto era attuale all'epoca. Ma senti, lo è. Il colore tema invece che vedo che è il rosso nella casa così... Ti dico, casa mia è bianca con degli elementi rossi, capisco, quindi ma è un colore che tu hai scelto, hai detto io voglio degli elementi rossi perché è il mio colore preferito. Sincero? Sincero, no. Ecco, perché un colore è molto importante, quindi se non piace poi stufa. No, devo dire mi piace anche quella tipologia di rosso che è più vicino al bordeaux, quasi simile alle tue scarpe. È il mio rosso preferito. Esatto, è quella tipologia lì. Però è stato quasi un arrangiarsi, nel senso che quei termosifoni erano già così dai precedenti proprietari. Stessa soluzione per il camino, che ovviamente avrei voluto fare come dicevi tu, però la canna fumaria era già posizionata in quel modo, quindi sarebbe stato dispendioso spostarlo al centro. Come poi suggeriva Senti, quel letto in camera da letto lo buttiamo via? Sì, sono assolutamente d'accordo con voi. Richiama la tua ex fidanzata che è così duttile e te lo fai rivestire. Sì, no, perché ma quello rivestito viene benissimo. Peraltro è anche un bel legno. È un po' rigido, perché rivestire il legno... Lo vorrei anche un po' più piccolo, non nel materasso, ma meno spartano così. Senti, un po' qual è l'oggetto, lo spazio che ami di più in casa tua, dove ti trovi meglio, dove ti senti più a tuo agio? Beh, lo studio, senza dubbio, perché ci sono la maggior parte delle cose. Ma tu lavori anche a casa, fai radio, state avendo molto successo con questo programma. Sì, anzi, no? Mi piacerebbe averla una notte con noi. Mi dà del lei, sono diventata vecchia, ragazzi, vi do questo annuncio. No, mi piacerebbe averti con noi una notte perché... facciamo spesso riferimenti anche al tipo di ironia e comicità con la quale ci delizi Dani. Va bene, verrò sicuramente. Grazie. Però mi hai detto quindi lo studio, quindi lo studio. È il posto, ma tu sai cucinare? Ma mi sono accorto che ci sono portato, però so fare le cose basiche, quelle che mi quindi piacciono. Quindi quella cucina con quell'armadio è utile veramente utilizzare? Sì, anche perché tu ti ficchi nell'armadio e prepari lì delle cose? No, a dire il vero, quella lì, come dicevi tu, ci butto dentro le cose e poi le richiudo, poi richiudo lì. Poi in realtà so fare quelle due o tre cose piuttosto bene, risotto, ragù e quando ragù, sai fa quello. Detto niente, napoletano detto che però fa risotto alla canese. Io ci metterei la firma. Senti, se potessi cambiare qualcosa in casa tua, cosa faresti? Devo essere totalmente sincero, anche qui cambierei la casa. Perché purtroppo non ci sono balconi. Balconi. Sì, non ci sono balconi. No. Come in... Ma poi ti pesa molto anche la cosa dell'ultimo piano, della pioggia, dicevi, no? Sì, non mi piace proprio veramente. È veramente quando senti la pioggia di mattina e ti svegli col rumore della pioggia, come dicevo anche nella clip, è il preludio di una brutta giornata. Di una però che Rocco te la vende subito la vedo casa. Dura. Sì, te la vendiamo subito. Invece l'armadio, ti volevo dire, se non vuoi questo effetto, tranne ovviamente prenderlo su misura, ma se non vuoi l'effetto di spazio vuoto a destra e a sinistra, non riempirlo però con delle cose. Se tu metti tipo l'aspirapolvere a destra, la scopa a sinistra, è ancora più brutto. Allora, o lo lasci vuoto o altrimenti puoi spostare l'armadio tutto su un lato. Rocco, e poi di là me metti un vaso. Nel mondo delle bambole. Ma sei forte, ma certo uno riempie perché non ha dove mettere le cose. Il problema basilare di una casa, la praticità, è quella. Perciò vanno a finire le scope da una parte. Però sono incredibili perché hanno beccato veramente tutte le cose. Le cose che non mi piacciono, loro le hanno sgamate subito. Certo, io ti sconsiglio di cambiare casa perché sennò avrai altri 7 anni di sperpetto. Eh sì, facciamo più veloce. Per rimontare tutto, mamma mia, mi sento male. Sì, è vero, infatti... Se vuoi augurare qualcosa di brutto a qualcuno, auguragli un trasloco, perché veramente la tua vita negli scatoloni non la si sopporta. Senti, ma useresti sempre gli stessi colori o cambieresti tutto? No, ecco, volevo chiedervi un consiglio a proposito. Ah. Sì, un muro verde acido? No. Chiedilo a me. No. Un muro verde assolutamente acido. Sì. Io adoro il verde acido. Esatto. Verde pisellino. Cioè vorresti fare tutta la casa bianca e poi il verde pisellino? No, più pisellino. Il verde acido è un po' più... Ma il verde acido, scusa, è quel verde lì? No. Intendi? È un verde scuro. È quello delle scarpe da ginnastica. No, non mi piace allora. Prepara quello quasi militare. No, preparati i voti, sì. No, io adorerei invece un muro verde acceso pisello
E un altro viola. Ah, viola. Come sta Giulia? Com'è? Viola e viola? Pisello. No, sono due colori che abbinati stanno molto bene. Ecco. Sono due colori che dopo neanche due anni sei stanco, però. Io volevo... Se sono solo i muri, va bene, i termosifoni, la cucina, no. Ah, però okay. Il muro sì, perché ti puoi cambiare, puoi cambiare... Il muro si può cambiare. Allora, io avrei dato anche 9, l'8 più è veramente per quel letto in camera da letto che stona col resto della casa. Lo accetto. Giulia, io do 9 convinta che lui tra poco la camera da letto la cambierà. Sì, benissimo. Sì, no, è già preventiva. Allora, grazie davvero per essere stati con noi, grazie Nicola, io ti vengo a trovare in radio. Spero veramente. E noi, arrivederci, alla prossima, non mancate. Per un'altra meravigliosa casa. Casa molto carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento.